Amici di Fishing Evolution, c'è un video sul mio canale YouTube molto bello, gettonato e con tantissime visualizzazioni, che è 10 modi per innescare il canolicchio, o comunque mi pare si chiama così, dove faccio vedere vari tipi di innesco del canolicchio: fosforescente, con filo elastico, singolo, piccolo, micro. Ma c'è un innesco che non trovate su quel video, che trovate in questo. Perché sto facendo questo video? Perché sto facendo un innesco che ancora non avevo fatto. Ed è il canolicchio con tre ami, il canolicchio quello con tutto il guscio, perché abbiamo su quel video ci sono tantissimi inneschi da mormora, da grufolatore, da pescetto. Però quando dobbiamo insidiare il pescione e selezionare il pesce, e quindi andare a prendere le esche che selezionano, bisogna andare anche innescando con tutto il guscio. Con tutto il guscio andiamo a selezionare, sì, le mangiate sono meno, ma quando mangia è orata garantita. In questo video vediamo questo tipo di innesco, che è canolicchio con guscio e tre ami. Si vedono? Uno qua e uno in fondo. Lo realizziamo insieme? Dopo la sigla. No, non c'è la sigla. Per fare questo innesco, la materia prima, come detto in apertura, sono i nostri bei canolicchi. Per l'innesco del canolicchio con guscio triplo amo sceglieremo un canolicchio di medie dimensioni, non troppo piccolino. Questi potrebbero anche andare bene per un doppio amo, ma anche sgusciati, prendendo solamente la parte interna, innescandolo per mormore. Ma su questo c'è già un video sul mio canale YouTube. In questo video invece andremo a vedere l'innesco del canolicchio con triplo amo. Io mi prendo qui due o tre canolicchi un po' più grandi, adatti a questo tipo di innesco. Ed è un innesco mirato, selezionato per le orate, perché l'orata mangia il canolicchio con tutto il guscio e poi riesce a distruggere canolicchi, cozze, tutto praticamente con guscio. Innescandolo così avremo sicuramente meno mangiate, avremo meno pesci, però nel momento in cui vedremo battere la canna è orata sicura. Come lo inneschiamo? Con degli ami. Abbiamo detto un triplo amo. Io ho preparato qui degli ami da esempio, sono dei Beck. Questa volta faccio vedere il modello Yuki CX5 o CX9. CX5, il classico dei più classici del Beck. CX9 è un Beck leggermente più tozzo, rinforzato. In relazione alla grandezza del canolicchio potremo scegliere ami del 4 o del 2. Su un innesco del genere andremo a posizionare tre ami in serie. Questo è il CX9, in questo caso ho scelto un 4 perché gli ami sono 3, li legheremo in serie e li andremo ad inserire all'interno del canolicchio per poi bloccare tutto con filo elastico. Passiamo ora al montaggio dei tre ami. Andremo a legare i tre ami che abbiamo scelto in serie. Il filo che utilizzerò è un nylon dello 030, l'ho scelto nero per una questione di video, consigliato comunque un fluorocarbon del 30 in questo caso, e andremo a legare gli ami. Come leghiamo questi ami ad occhiello? Li leghiamo con il nodo a paletta. Dici, ma scusa, gli ami sono occhiello, che fai? Leghi a paletta? Sì, esatto. Faremo il nodo dell'amo a paletta, che farò vedere abbastanza velocemente in questo video perché lo trovate qui su in alto a destra, sempre sul mio canale, nel video 3 nodi essenziali per ami a paletta. E andremo a realizzare il classico nodo a paletta, quello dove praticamente si accosta l'amo al filo, si gira, il filo torna dietro, avvolge il gambo, rientra all'interno dell'asola e si tira. Solo che prima di fare questa procedura andremo ad inserire il nostro filo dello 030 all'interno dell'occhiello, passando dall'interno verso l'esterno. Quando dico interno dell'occhiello è la parte rivolta verso la punta. Entro nell'occhiello dell'amo e realizzo il mio nodo. Ora, se dovessi legare un solo amo, questo è il filo che mi servirebbe per realizzare questo nodo. Però noi dobbiamo legare tre ami, quindi mi prenderò un bel po' di filo, lo faccio scorrere, almeno
30-40 cm e vado adesso a realizzare il mio nodo sulla parte posteriore dell'amo, girando il filo, tenendo sotto i miei polpastrelli la curva ed il filo che torna indietro. Sotto i miei polpastrelli cosa c'è? C'è un'asola. Ora avvolgo per 5 spire, tornando verso l'esterno, il filo tagliato, questo, uno, tenendo in tiro il filo che mi arriva dalla bobina, uno, due, tre, quattro, cinque. Con i polpastrelli dell'altra mano tengo le spire per non far sciogliere il nodo, scopro la spira, l'asola. In questa asola ora ci passo il filo tagliato, inserisco, tiro e tirando il capo posteriore vado a serrare il mio nodo. Il nodo si serra e va in battuta sull'occhiello. Passando il filo dall'interno verso l'esterno, nel momento in cui metto in tiro il mio filo, l'amo si mette leggermente diagonale verso l'esterno, in questo modo. Adesso dobbiamo legare gli ami successivi. Stessa procedura, ma attenzione a due passaggi importanti. Il primo, passo sempre dall'interno verso l'esterno. Il secondo, se io legassi l'amo qui, dove è giusto che sia per una questione di manualità, perché l'altro ce l'ho dietro, mi troverei nel momento in cui vado a chiudere il nodo, vado a serrare, perché per serrare il nodo vado a tirare il filo, mi si sposta ancora in avanti l'amo di altri 2-3 cm. Come faccio a posizionarlo qui? Lo mando a battuta dell'amo. Devo lavorare proprio qua, in battuta. Mando l'amo fino alla battuta dell'altro nodo. Ora, facendo attenzione, giro, torno indietro e realizzo il nodo. Ma l'altra cosa che dobbiamo tenere d'occhio è anche il nostro giro, perché un giro così, su per giù, a pari dell'amo, nel momento in cui vado a serrare mi si porta l'amo qua, mi si sposta di 2-3 cm e va bene. Ma se dovessi fare un'asola dell'amo realizzando un giro superiore più lungo, ecco, quindi questa asola uscirebbe almeno 2 cm sopra la curva dell'amo, nel momento in cui vado a serrare questi 2 cm me li ruba e mi si sposta l'amo almeno a 4 cm. Io devo tenerlo vicino. Abbiamo visto che i tre ami in serie per quel canolicchio dovrebbero stare a questa distanza. Per stare a questa distanza devo partire più corto possibile. Tengo, giro il mio filo e vado a realizzare il nodo. 2, 3, 4, 5. Tengo le spire. Mi raccomando, le spire non vanno mai sovrapposte. Passo dentro, tiro, 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 tiro. L'amo adesso è qua. Serro il nodo, l'amo adesso è qua. Questo è il motivo perché devo partire a battuta. Ora il terzo amo nello stesso identico modo del secondo. Passo dentro, mando a battuta, giro, torno indietro facendo attenzione a queste punte che fanno male. 2, 3, 4, 5. L'ultimo, che è quello trainante, quello che tira, 7 spire ce le facciamo, eh? Tengo le spire, passo dentro, tiro il nodo e l'amo mi si mette in posizione. Olè, guardate che bello. Via. Ora questo non ci serve più.
prendiamo il canolicchio adatto a questo innesco. Lo andiamo ad aprire solamente con lo sfilettatore sul bordo interno del guscio, guardate che bello, su uno dei due bordi interni, solo su un lato, eh? Apro piano 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 piano. Ok, ed ora vado a posizionare i miei tre ami all'interno di questo canolicchio. Il primo, l'ultimo amo collegato, va verso il basso e lo andiamo ad agganciare praticamente nella parte posteriore del canolicchio, qua, in modo che quando metterò in tiro il filo l'amo si aggancia, non si strappa tutta la parte interna. Il secondo invece lo andremo a inserire internamente, passiamo dentro il canolicchio e lo lasciamo esterno. Stessa cosa con il terzo. Passiamo nel canolicchio e lo facciamo uscire fuori. Chiudo il cannello, lascio la punta dell'amo esterna, punta dell'amo esterna, una, due, ed ora con il mio filo elastico vado a chiudere il tutto. Passo sotto la punta, cercherò di lasciarle fuori queste punte in modo da passare col filo elastico e entrare sotto. Vado su, mi vado a tirare fuori l'altra punta dell'amo che nel frattempo se n'è andata dentro. Passo sotto l'altra punta dell'amo e chiudo il mio canolicchio. Passo sotto, entro sotto. Quando ho girato un po' questo canolicchio, vado a chiudere il tutto con dei nodi. Uno, due, tre e quattro. Taglio il filo elastico e il mio innesco canolicchio a tre ami è pronto. Abbiamo la parte viva, il primo amo in fondo e questo tirando tiene perché praticamente si aggancia sul filo elastico e nella parte in fondo l'amo aggancia sulla parte del guscio chiusa. Abbiamo visto come innescare il canolicchio intero con tutto il guscio utilizzando tre ami in serie. Altri inneschi del canolicchio li trovate qui su, in alto a sinistra o a destra, o sotto in descrizione cercate il link, c'è il video con tutti gli inneschi del canolicchio. Questo è quello mirato alle orate. Ora siamo pronti per andare anche a pescare le orate con il canolicchio. Buono, vi daremo emozione. Se questo video ti è piaciuto, comunicamelo con un bel like, lasciami un commento qui sotto, ti risponderò e se vuoi condividilo. Ti sei iscritto? Bravo! Hai spuntato la campanella? Perché dopo di questo ci saranno altri video. Ciao!